E di assessore, quindi vi do il benvenuto anche alla qualità di assessore alla cultura del Comune di Crotte. E vi prego di venirmi incontro, non ho mai presentato una serata, quindi questa per me è la prima volta. Chiedo anche il supporto dei miei ospiti. E andiamo veloci, invito a salire subito il sindaco, il presidente della Proloquo Erbestus di Crotte, Filippo Vitello, per i saluti di rito in quanto organizzatore e padrone di casa. Grazie Alessandra, buonasera a tutti, benvenuti, bentrovati a Grotte. È per noi un orgoglio questa sera presentare questa splendida manifestazione, una manifestazione per noi particolarmente importante. Prima di dire due parole, naturalmente volevo salutare tutti i presenti, volevo ringraziare innanzitutto la Regione Siciliana e l'assessore Samonà che ha consentito la realizzazione di questa manifestazione. Stasera abbiamo con noi il dottore Valentini, della segreteria dell'assessore Samonà, quindi io direi di ringraziare tutta la regione per il grande impegno, per il supporto che sta dando alla manifestazione. Poi volevo salutare naturalmente e ringraziare per la loro presenza le autorità militari che sono presenti questa sera, a partire un ringraziamento speciale al colonnello Vittorio Stingo dell'Arma dei Carabinieri, scusate non ho voce stasera. Appunto il colonnello comandante provinciale, stasera in sua rappresentanza abbiamo il tenente colonnello Castelnuovo, il capitano pacifico a cui va il nostro ringraziamento per la partecipazione. Grazie anche alla rappresentanza della Guardia di Finanza, il tenente Giombetti, ha visto ce l'ho fatta, e naturalmente grazie agli ospiti, a partire un saluto affettuosissimo al nostro concittadino, al nostro orgoglio, il procuratore Vitello, procuratore della Repubblica a Siena, che ci onora della presenza. E naturalmente a tutti gli ospiti, abbiamo il presidente Toti Ferrita, presidente onorario della Calmare. A breve penso che ci siamo ormai, presidente, vero? Ci siamo per l'organizzazione del nostro premio, a Gasper naturalmente, al nostro amico Pitrone. E infine, volevo ringraziare di cuore gli amici sindaci che questa sera mi onorano la loro presenza. È già qua presente il sindaco di Ravanusa, Carmelo D'Angelo, che saluto caramente. A breve saranno presenti altri sindaci, il sindaco di Bivona, di Santa Elisabetta, e naturalmente un saluto caro nella sua veste di commissario straordinario del Comune di Montallegro, il dottore Zarco, sapete, ex provveditore, quindi in questo momento sindaco, commissario straordinario, ma sindaco. Dicevo, grazie alla presenza. Questa è una manifestazione molto importante per noi. Sciascia, sapete, ha voluto fortemente questo premio a Grotte, diceva che era un premio diverso, un premio particolare, e quindi ci ha onorato della realizzazione di questo premio a Grotte. Noi, pensate, immaginate tanti anni fa in queste stanze la presenza contemporanea di Bufalino, di Sciascia, di Consolo, il premio a Vasquez Montalbano, quindi dei momenti di straordinaria cultura. E quindi ringraziamo Gaspare Agnello che ha voluto immortalare, grazie ai suoi ricordi, sempre così attento nel mettere da parte questi importantissimi, questi preziosissimi ricordi che oggi ci consentono di fare questa mostra. Io spero tanto, e ne approfitto della presenza del dottore Valentini, a cui poco tempo fa ho consegnato una richiesta. Uno dei nostri sogni è quello di fare il premio, il museo del premio Racalmare Leonardo Sciascia Città di Grotte. Quindi spero che riusciremo insieme a coronare questo sogno. Ci vuole poco, abbiamo tanto materiale, abbiamo anche delle corrispondenze, non solo delle fotografie, ma una corrispondenza importante di Leonardo Sciascia, e poi abbiamo tanti, tanti ricordi che Gaspare ci metterà a disposizione. Quindi sono certo che ci supporterete nella realizzazione di questo sogno. Bene, spero di essere stato il più breve possibile. Grazie di nuovo a tutti e benvenuti a Grotte, e ridò la parola ad Alessandra. Grazie mille Sindaco, anche per aver presentato i nostri ospiti. Do subito la parola a Filippo Vitello, che è il presidente della Proloquo Erbestus di Crotte.
Ho voluto prendere qualche appunto, il professor Agnello mi ha raccomandato non di dimenticare a nessuno, specialmente a me, quindi ho voluto seguire alla lettera quello che ha detto. Oggi per noi è la giornata nazionale della Proloco e la Proloco di Grotte ha voluto celebrare questo avvenimento ricordando Sciascia, che è stato il presidente onorario del nostro premio Racalmare. E con la sua presenza ha portato in questa piazza il mondo letterario e artistico italiano di fine Novecento. Abbiamo approfittato del fatto che Gaspare Agnello, con il suo libro La terrazza della noce, ha rievocato questa grande avventura letteraria. Per ritornare qui e rivivere l'avventura sciasciana che ha continuato con Maria Antonio Cosciascia, con Bufalino, con Gonzolo, con Zavatteri, Bellavia e il professore Ferletta. Abbiamo raccolto 30 scatti fotografici di questa avventura e questo è per l'impegno della, grazie all'impegno della Proloco e del professor Agnello, che ha mobilitato tutto il possibile per non fare perdere la memoria di questi grandi avvenimenti, sperando che si faccia qualcosa per raccogliere a futura memoria tutto il materiale inerente alla manifestazione. Quale presidente della Proloco ringrazio l'assessore Samonà, in questo caso anche il dottore Valentino, che ci siamo riscoperti, che eravamo anche amici e conoscenti, il mondo è proprio piccolo, il sindaco di Grotte Alfonso Provvidenza, l'assessore alla cultura Alessandra Massala, il fotografo Pitrone, il professore Ferlita, il procuratore della Repubblica, il dottore Vitello, anche Emanuela e la moglie, obiettivamente, che sono venuti qua, il personale della Proloco importante, e in particolare Emanuele Licata, il personale del comune di Grotte, con la signora Mariangela Terrana, e quindi ringraziamo tutte le autorità che hanno collaborato per la riuscita della manifestazione. Un ringraziamento va particolare va a Gaspare Agnello, a Patrizia Mangione, come sempre disponibile in maniera sempre volontaria alla ripresa in streaming e in diretta della manifestazione. Ringrazio a voi tutti e buona manifestazione. E approfitto per fare due saluti, giusto Gasperino, salutiamo a Vito Catalano e Giovanna Giordano che sono con noi presenti. Vi ringraziamo tutti di essere presenti. Un momento di intrattenimento, chiamo Sara Chianetta. Che vi farò ascoltare è il brano Dalla vita è bella, Smile, Without a Reason Why, e il secondo, più consono alla voce di soprano lirico, sarà O Sole Mio. Grazie a Gasparino e a questa bellissima manifestazione. Thank you.
Share.
stata con noi stasera. Questo per noi è il primo appuntamento, diciamo un appuntamento di apertura di quello che poi sarà il premio Rega al Mare Leonardo Sciascia Città di Grotte. È appunto l'ouverture di una serie di appuntamenti che saranno scanditi da momenti dedicati alla figura di Leonardo Sciascia, a momenti dedicati alla letteratura contemporanea con i nostri finalisti, con i premi speciali. Insomma, scopriremo piano piano nei prossimi giorni un premio. Ci tengo a specificare che questo Valentina aggiunge un 1 al 5 deve aggiungere 1 30 15 5 milioni non ci bastano vero? Per questo premio ci vogliono molti più zeri. insomma, penso che avete capito l'esigenza. Insomma, ci tengo a specificare che questo sarà un po' un premio dedicato alla lettura come momento fondamentale del premio, proprio perché è l'atto fisico che il premio onora, è un po' il compito che gli è stato affidato, quello di elevazione socioculturale della comunità di Grotte, una comunità che è il cuore pulsante del cuore stesso, fatta di un'attenta giuria popolare, fatta da autori, pittori, artisti, fotografi, giornalisti, scrittori, autori, insomma veramente un parterre di artisti che ha ospitato il premio in tutti questi anni. Ed è proprio la comunità quella che ci viene restituita dalle fotografie che abbiamo avuto modo di vedere su nel Palazzo Comunale e che avremo modo di scoprire anche nei dettagli fino al mese per tutto il mese di luglio. E ne approfitterei per dare subito la parola, proprio cominciare dalla fotografia, dare la parola ad Angelo Pitrone, che è qua ospite ed è curatore della mostra di questa sera, proprio per parlarcene di quello che è stato il motivo scatenante di questa mostra, di quello che sono state i ricordi che racchiude. Sì, grazie. Tanto un saluto a tutti i presenti, a chi ha voluto questa mostra, a chi ci ospita, all'Erbesso, al Comune di Grotte, alla Regione Siciliana e a Gasparino, insomma, perché questa manifestazione, se stasera si può fare, è grazie alla sua caparbietà e alla sua visionarità. Io mi occupo di fotografia fin dal 1982, cioè già nell'82, quando c'è la prima manifestazione del premio alla Calmare, io ero nel teatro Liotta dove si svolse quella manifestazione, dove il premiato era mio caro amico Matteo Collura. Non conoscevo ancora Leonardo Sciascia, lo incrociai quella sera, ma non da due timidi, insomma è difficile che possano avere immediatamente un riscontro. Poi ebbi modo di incontrarlo qualche anno dopo e i successivi incontri alla Calmare avvennero proprio con una consapevolezza maggiore di quello che era sia il premio sia la portata degli incontri che si svolsero qui a Grotte. E la mostra fotografica, ormai siamo inflazionati di mostre, si fanno mostre fotografiche su qualsiasi cosa. Uno dei luoghi comuni delle mostre fotografiche è la memoria, certo contiene la memoria, la fotografia di quello che è stato, di quello che siamo stati. E queste foto raccolgono la memoria di tanti personaggi più o meno noti, anche cittadini comuni di Grotte e dintorni, che purtroppo adesso non ci sono più, però adesso ci vengono alla memoria, ci vengono alla mente, nei loro gesti, nelle loro sembianze, nei loro abiti. Io stasera sono molto lieto di scoprire che è presente la dottoressa Giordano, che è in mostra qualche anno addietro, insomma, non sono passati poi tantissimi anni, tant'è che è riconoscibilissima sia dalla foto, perché è praticamente uguale, insomma. E tanti altri continuano a frequentare Grotte, a frequentare queste serate, insomma, questi incontri. Cosa ha rappresentato in quegli anni, soprattutto, il premio Rega al Mare? Perché fotografi della reputazione, della fama di Scianna, di Leone, sono stati coinvolti, perché era l'ambiente di Sciascia,
cioè come dice il titolo, il mondo sciasciano. E il mondo sciasciano era a Grotte, ma era anche ad Agrigento. Io ricordo Sciascia frequentare il centro culturale Pasolini per altre mostre fotografiche. Sciascia venne a presentare la mostra, per esempio, di Cartier-Bresson, la mostra dello stesso Ferdinando Scianna, o la mostra con le fotografie di Pierpaolo Pasolini per la prima volta portate in Sicilia dall'autore che era Dino Petriani. Autore con cui Sciascia aveva avuto dei rapporti, aveva presentato il libro di poesie pubblicato da un altro piccolo editore di Caltanissetta, Giuseppe Sciascia, cioè Salvatore Sciascia, scusate. Per cui la mostra ripercorre un po' tutto questo periodo, che sono stati anni tra gli anni 80 e gli anni 90, quasi un ventennio, perché ci sono anche manifestazioni che hanno seguito poi dopo la scomparsa di Leonardo, guidate prima da Gesualdo Bufalino e successivamente, dopo la purtroppo precoce scomparsa di Bufalino, anche da Vincenzo Consolo. Questo è passato il gota della letteratura di quegli anni, non tutto, ma tra i maggiori sicuramente letterati dell'epoca, e per una provincia dove la presenza del libro è qualcosa, è stata ed è ancora purtroppo qualcosa di raro e di rarefatto. Ecco, era un'occasione per incontrare attraverso il personaggio anche la sua opera, avere anche degli stimoli, avere anche delle curiosità. Non lo so se è successo, ma sicuramente per me è successo, insomma, è accaduto questo coinvolgimento. Ecco, le foto vi raccontano tutto questo. Nelle foto trovate anche tra il pubblico personaggi come Elvira Sellerio, come Piero Buccione, perché il mondo sciasciano era molto ampio, cioè l'editore Spagnolo che veniva da Milano, cioè in pochi anni un centro così decentrato, così piccolo come Grotte, è diventato un centro di propulsione e di incontro di personalità della letteratura italiana. Poi purtroppo tutto questo si è rallentato ed è venuto meno. Voglio ricordare che erano anni in cui non solo Grotte ma anche Agrigento partecipava a questo dibattito, direi nazionale. Un premio prestigioso, forse tra i primi in Europa, che legava il cinema alla letteratura è stato l'Efebo d'Oro di Agrigento negli stessi anni, la prima edizione credo che risalga all'80, quindi in contemporanea con il vostro da calmare. Al premio Pirandello legato ai convegni di Lauretta del Centro Studi Pirandelliani ha portato personaggi come Mario Soldati, come Moravia, tanti altri, insomma, da Ginsburg, Natalia Ginsburg, per dire, sono tutti autori del Novecento che magari oggi molti di noi hanno dimenticato o non hanno conosciuto. Cioè, Agrigento, nonostante le difficoltà, non solo economiche, sociali, di vita relazionale, nonostante gli anni pesanti, gli anni Ottanta sono anni terribili per la Sicilia, sono per le cronache, neve soprattutto, insomma, chi non conosce quello che è successo tra Palermo, Agrigento, Trapani e quant'altro, sono anni di piombo, anni di sangue, che poi sono continuati anche con un'appendice molto dolorosa nei primi degli anni 90, insomma. Però erano in questa contraddizione, in questa vita così difficile e così dura, la letteratura, e non solo la letteratura ma l'arte, la fotografia, la pittura, tutta l'espressione positiva che questa terra poteva esprimere trovava un impulso. Adesso sembra che si sia placato un po', ma credo che molte nuove generazioni stanno per dare un contributo nuovo, sia letterario sia artistico, alla Sicilia, che cambia ovviamente. Sicuramente c'è un nuovo fermento anche ad Agrigento, in provincia si vedono tante iniziative di spessore, già stesso nel capoluogo, tra gli eventi dedicati alla musica, al cinema. Abbiamo sicuramente un nuovo fermento, che magari non è quello, non ha quei livelli, però
Una mostra come questa ci può anche aiutare ad avere un nuovo senso, una nuova forma identitaria, no? A rispecchiarci in quelli che erano quegli anni, in qualche modo trovare uno stimolo per riprenderci quella cultura che sembra lontana. Ci sono anche nella stessa Ada Calmuto, ci sono nuovi fermenti, ci sono nuovi scrittori, c'è Gaetano Savatteo, c'è Casa Sciascia. Ci sono nuove possibilità, la strada degli scrittori, Felice Cavallaro, insomma c'è tutta, oltre alla fondazione con tutta la sua attività ormai pluriennale, pluridecennale anzi direi, qui c'è il nipote Vito Catalano che è uno dei testimoni di questa nuova realtà, ma ci sono tanti altri amici di Ada Calmuto, appunto come Salvatore Picone, tanti altri che lavorano nel campo dell'editoria, nel campo della letteratura, nella promozione del territorio e delle nuove leve, insomma, importanti, più scultori, artisti, insomma. Non li cito tutti perché ce ne sono diversi questa sera qua presenti in sala, mi fa molto piacere. C'è una nuova esigenza. Certo. Ne approfitterei per dare voce un po' a quella che fu la nascita del premio, cosa portò alla realizzazione del premio Ada Calmuto, attraverso le parole scritte da Gasparino Agnello nella Terrazza della Noce. Inviterei Clezia Cavallaro che questa sera ci leggerà alcuni passi del libro di Gasparino Agnello a raccontarci proprio quella che fu il motivo, no? Del premio Ada Calmuto, da cosa è venuto fuori, qual era stata l'idea iniziale? Non sono morto per raccontare queste cose, gli altri sono anche tutti. Presieduta dal professore Pietro Agnello su proposta di Mario Gazziano, decise di istituire un premio letterario che venne chiamato Ada Calmuto, anche per suggerimento dello stesso Gazziano e di Salvatore Bellavia. Il Consiglio Comunale approvò l'istituzione del premio con la delibera numero 166 del 1 dicembre 1980. Ogni cosa ha i suoi tempi. Accade che un giorno, mentre passeggiava in via Atenea ad Agrigento, vidi esposto nella vetrina di un tabaccaio librario il libro di Matteo Collura, Associazione Indigenti, pubblicato nel 1979 dalla casa editrice Einaudi. Più che il libro, mi colpì il fatto che la prima opera letteraria di un cronista di provincia, il quale tra l'altro era figlio di un brottese e quindi io consideravo mio compaesano, venisse pubblicata da una casa editrice così importante come Einaudi. Entrai dal tabaccaio per comprarlo, ma la cifra di 3.000 lire mi scoraggiò e vi rinunciai. Ma poi ci ripensai e dopo qualche giorno lo acquistai. Insomma, quell'opera mi entusiasmò e ripensando alla riunione con il sindaco Pietro Agnello, alla quale io stessa avevo preso parte attiva e quindi al premio Ada Calmuto che in quella riunione era stato dato, mi venne in mente che la possibilità del mio nazionale, oppure la residenza onoraria del premio, potesse essere lo scrittore di Ada Calmuto Leonardo Sciascia, il quale avrebbe forse acconsentito alla premiazione del libro di Matteo Collura. Un pensiero, il mio, assolutamente azzardato, perché non si poteva proporre a Sciascia di accettare la presidenza di un premio letterario e contemporaneamente indicargli il nome del vincitore. Andai allora dal sindaco Filippo Giambra e gli esposi il mio progetto, invitandolo a venire alla Noce per parlare con Sciascia. Il sindaco giustamente mi suggerì di fare da apripista, in caso di una risposta positiva sarebbe venuto ad ufficializzarla. Mi recai dunque alla Noce e proposi a Sciascia di diventare presidente onorario del premio Ada Calmuto. Inoltre, ove non avesse nulla in contrario, gli suggerì di assegnare la prima edizione del premio al libro di Matteo Collura, Associazione Indigenti. Inaspettatamente Sciascia mi rispose subito, la cosa mi piace, perché il libro di Matteo è nato tra le mie mani. Ebbe inizio così la grande avventura con Nanà, che avrebbe cambiato la mia vita. Frequentando la Terrazza della Noce, in seguito, ho avuto modo di conoscere personalmente Gesualdo Bufalino, Vincenzo Consolo, Matteo Collura, Ferdinando Scianna, Piero Guccione, Giovanna Giordano,
Aldo Scimè e tanti intellettuali italiani e stranieri che mi hanno arricchito e che, dopo 50 anni di vita politica, mi hanno consentito di vivere una seconda esistenza con i libri. Questi, come diceva Sciascia, sono gli amici veri, perché non ti tradiscono mai. Se ti piacciono li leggi, se non ti piacciono li lasciano e non si offendono. Grazie mille, Alexia. Insomma, arrivano i marziani, è stato detto anche nella presentazione della mostra, è un po' quello che viene da esclamare in occasione del premio La Calmare. E l'effetto del premio in un piccolo paese è incredibile, no? Si riverbera questa energia, questo fermento culturale, gente che non ti aspetti di ritrovare magari accanto a te seduta a tavolo di un ristorante. E appunto ti passerei la parola al presidente Perlita proprio per parlare di questo aspetto del premio. Sì, grazie. È una bella circostanza, insomma, un'occasione propizia questa, per tutta una serie di motivi che proverò in modo molto fulmineo a ricapitolare. Intanto perché venire qui significa incontrare tanti amici. Oggi, diciamo, come apripista metto Gasparino Agnello, perché, Gasparino per antonomasia. Tra le mie cose, tra le mie carte disordinate, ho ritrovato una foto che mi è arrivata poco tempo fa, adesso non mi ricordo da chi, che mi immortala alla vecchia Nina, assieme a Gasparino, a Natale Tedesco, allo scrittore siracusano amico di Vincenzo Consolo, di cui adesso mi sfugge il nome, di Silvestro. Sapete, questa foto mi è ritornata alla memoria proprio oggi pomeriggio mentre in macchina venivo qui da Palermo, no? Come una specie di correlativo oggettivo dei ricordi. Io ero giovanissimo, non mi ricordo se dottorando di ricerca o assegnista, e in quella circostanza mi trovavo lì senza averne titolo. Forse perché allievo di Natale Tedesco, amico di Nino De Vita o di Gasparino Agnello. E quella foto mi ha restituito un'atmosfera, sì, letteraria, ricca di fermenti, di stimoli, di guizzi, ma anche un'atmosfera goliardica, che è quella che restituisce il libro di Gaspare Agnello, La terrazza della noce. Ecco, parlare di un premio letterario significa non soltanto rievocare le cerimonie di premiazione, no? I momenti ufficiali, quelli immortalati dai grandi fotografi, gli scatti sono qui allineati, e questa mostra serve anche come sprone per la stessa Grotte, no? Che a volte mi chiedo se abbia veramente contezza di quello che è stato il premio Racalmare per questo centro. Allora, queste foto si trasformano in una sorta di pungolo non solo della memoria, come diceva Angelo Pitrone, ma anche della coscienza. Questo è stato veramente un avamposto letterario. Ed è vero che da qui sono passati marziani, perché ripercorrere quelle tappe e riallineare le sagome, Leonardo Sciascia, Vincenzo Consolo, Gesualdo Bufalino, Manuel Vázquez Montalbán, Matteo Colluro, Giovanna Giordano, che vedo lì, la saluto, accanto a Marco Vespa, uno dei più grandi scrittori oggi catanesi viventi. E mi veniva a pensare che sì, è vero che Verga e Capuana fotografavano ectoplasmi, ma qui Giovanna Giordano non è un ectoplasma, ma è fortunatamente in carne ed ossa, e la sua presenza ci fa capire un legame viscerale a dei momenti che non è solo il riconoscimento, il premio, la medaglia da mettere così sul bavero di una giacca, ma è una serie di stimoli, di pungoli, di guizzi della memoria che assieme rappresentano in qualche modo la condensazione di un destino. Allora qui Grotte è diventato davvero una specie di piccola agorà.
che ha allineato i grandi nomi della letteratura, dell'editoria, del giornalismo, insomma, e non è una cosa di poco conto, cioè i cittadini di Grotte non devono vivere questo come qualcosa di estraneo, di epidermico, che non interseca le faccende di tutti i giorni, gli affanni, le preoccupazioni, ma è qualcosa che puntella la storia di questo luogo, grazie a uno che manco di Grotte era, ma era di Racalmuto. Quindi la presenza di Sciascia qui, il fatto che Gasparino lo avesse individuato come il presidente giusto da a cui affidare il destino di un premio, ecco, Gasparino ci aveva visto bene pure nel tentativo di bypassare, diciamo, quelle dinamiche strane, a volte irritanti, che hanno a che fare con il campanile, no? Con la radicalizzazione del luogo di origine, per cui a volte i grottesi, i racalmutesi si sono trovati gli uni contro gli altri armati, anche nelle tirate allo sberleffo che divertono, che sono dei sollazzi, ma anche nelle frecciatine velenose. Allora la presenza di Sciascia qui ha significato, si è trasformata in una sorta di collante, no? Per cui due paesini si trovavano allineati insieme per vivere momenti di straordinaria intensità. L'intuizione è stata geniale, no? Quella di raccogliere gli scatti di oltretutto tre fotografi straordinari, stiamo parlando di Scianna, di Leone e di Pitrone, davvero i tre moschettieri della fotografia contemporanea oggi in Italia. Quindi non sono solo foto che fungono da documento, no? Ma sono foto anche d'autore. Quindi l'obiettivo, Sciascia lo sapeva benissimo, di un cecchino della luce che sa immortalare il momento propizio e lo restituisce in qualche modo strappando alla morte, alla dannazione, all'oblio quel momento e consegnandolo a chi avrà la voglia, la forza di riguardarlo, di rimettere in circolo energia. Tutto questo poi viene filtrato anche dal libro di Gasparino Agnello. La terrazza della noce mi ha fatto pensare a un libro di cui forse pochi hanno memoria. Io metterei Gasparino Agnello accanto ad Antonio Ranieri. Chi era Antonio Ranieri? Antonio Ranieri è stato l'amico intimissimo di Giacomo Leopardi, il quale un giorno prese il coraggio a due mani e decise di raccontare la storia di quell'amicizia. E ne venne fuori un libro gustosissimo che si intitola Sette anni di sodalizio con Giacomo Leopardi. Ecco, io avrei consigliato a Gasparino di cambiare titolo per ricalcare il titolo fortunatissimo di Antonio Ranieri. E sapete, quando questo libro uscì, procurò l'indignazione degli addetti ai lavori. Quando parlo di addetti ai lavori lo dico con il livore che posso provare per me stesso in quanto docente universitario, no? Perché letto quel libro compulsato, gli addetti ai lavori disse: ma questo libro non aggiunge nulla sull'ideologia di Leopardi, sulla sua poetica, sul suo stile, ma ben venga. Quanti libri su Leopardi possiamo oggi allineare nei nostri scaffali delle librerie? Ma quel libro ci dava la prospettiva inedita e straniante di Giacomo Leopardi uomo, no? Raccontandoci delle sue frustrazioni erotiche e poi dei suoi trasporti per il gelato. Ecco, un libro come quello di Ranieri da un canto e il libro di Gasparino dall'altro ci danno l'opportunità di incuneare lo sguardo di uno Sciascia privato, lo Sciascia a misura di Gasparino. Allora questo libro non è solo un libro di memorialistica, è stato un parto plurigemellare per l'autore pubblicare questo libro, per superare tutte le sue remore, le titubanze. Si interrogava come assoggettato da un rovello che non lo abbandonava mai: lo devo fare, non lo devo fare, come lo devo raccontare, perché devo raccontare. Alla fine, per fortuna, Gaspare Agnello si è deciso e ci ha restituito questi momenti, che sono i momenti sostanzialmente suoi, privati, intimi, durante i quali ha avuto la possibilità di stare accanto a Leonardo Sciascia, di sentire le sue parole, di pungolarlo. No? Sciascia amava la presenza di Gasparino, che era un po' come il sale, il pepe nei piatti che noi mangiamo, no? Aggiungeva qualcosa di più. Lui è una presenza, una specie di daimon socratico,
uno spiritello bizzarro Gasparino, che lui si presenta come un naif della letteratura, uno che per scrivere ha avuto un corpo a corpo con la scrittura, ma poi i risultati lo hanno premiato. Allora, questo libro non è solo memorialistica, è anche una specie di romanzo autobiografico, no? Io lo allinerei un po' alle Metamorfosi di Kafka, questo libricino. Perché? Perché è la storia di una trasformazione, questa. Cioè, come Gasparino Agnello, passando attraverso il filtro di Sciascia, sia diventato il Gasparino che noi tutti conosciamo. Cioè, quello che si appassionava per un libro portandolo fino all'esasperazione, no? Leggere il libro 10-15 volte per cavarne il succo, no? È uno, un lettore mai pago, un lettore arroventato. Ecco, sarebbe una sorta di paradigma del lettore, Gaspare Agnello. E non si schermisce, cioè qui si restituisce, mette in mostra le sue viscere. Quando parla delle incomprensioni con Leonardo Sciascia, delle bocciature, quando Sciascia proponeva un nome che era un nome, diciamo, che aveva tutte le carte in regola per poter essere insignito del premio, e la giuria che gli stava attorno magari non riusciva a capire fino in fondo le ragioni. No, Gaspare non si vergogna affatto delle cantonate prese, delle incomprensioni, delle idiosincrasie. Quindi è una storia anche a contropelo del premio Racalmare. Non è solo la storia ufficiale del premio che possiamo ricostruire, che qualcuno pure ha raccontato, ma è la storia a contropelo anche, diciamo, delle piccole frizioni che si creavano quando Sciascia, senza, diciamo, l'autorità o l'autorevolezza che gli si poteva riconoscere, imponeva, ma suggeriva, e da lì anche la civiltà di questo scrittore straordinario che non ci stanchiamo mai di leggere e di ricordare. La presenza qui di Vito Catalano la dice lunga, no, del fatto che la famiglia Sciascia è talmente radicata a questi posti dal punto di vista della memoria, dal punto di vista biologico, che non può fare a meno di passare di qui. E allora questo momento, l'inaugurazione di questa mostra, la presentazione di questo libro così travagliato, che sembra un libro scritto nel 600, perché è un libro costruito sulle digressioni. Ogni tanto l'autore è come se chiedesse scusa al lettore dicendo: perdonatemi, ma ho da fare una digressione. Devo allontanarmi dalla materia principe che stavo raccontando perché ho da narrarvi un aneddoto. Mi sembra una sorta di novello Daniello Bartoli, Gaspare Agnello, no? che procede per digressioni, per ekphrasis, andando lateralmente, seguendo un sentiero che poi ci riporta in maniera sorprendente a Leonardo Sciascia, alle sue passioni, ai suoi chiodi fissi, alla sua religione del fumo. C'è, cioè, una dedica divertentissima in cui Sciascia, con la quale Sciascia provava a invitare Gasparino ad avvicinarsi al fumo delle sigarette da fumatore impenitente, no? Sono pagine che ci fanno pensare un po' all'ultima sigaretta di Zeno Cosini nella coscienza di Svevo. E quindi vi dicevo, questi due eventi, l'inaugurazione della mostra, la presentazione di questo libro che incrocia la storia del premio Racalmare, la ricostruisce, la illumina anche retrospettivamente, per cui il premio Racalmare non potrà più fare a meno di questo tassello fondamentale, no? Ci danno la misura di un nuovo fermento che stiamo registrando proprio in questa provincia così disgraziata e desolata. Io quando vengo ad Agrigento ricordo sempre le parole che stavano scritte nelle vecchie carte geografiche, no? Hic sunt leones, no? Parole terroristiche che quasi in qualche modo fungevano da deterrente per chi voleva varcare una soglia. Ecco, questa provincia così disgraziata, così derelitta, che però poi ha queste escrescenze sorprendenti. È vero quello che diceva Angelo, abbiamo vissuto una stagione straordinaria, quella degli anni Ottanta, il premio Racalmare, le iniziative che vedevano Agrigento saltare sulla sedia per le presenze di scrittori, giornalisti, registi. Poi c'è stata una sorta di pietra tombale che è calata in questa provincia, no? Agrigento, ma anche in qualche modo Grotte, Racalmuto,
hanno rischiato di trasformarsi in una landa di ululati solitari, come si legge nell'Antico Testamento. Però poi pian piano c'è stato un movimento di opposizione, no? Per cui il tenace concetto, la passione di persone come Gigi Restivo, che mi trovo qui di fronte, il mio carissimo amico Salvatore Picone, Simone Stuto, il pittore con cui abbiamo lavorato insieme per un'edizione di Pinocchio, e poi Pippo Di Falco, la casa Sciascia, la fondazione, quindi tutto quello che si fa per tenere in vita il ricordo, l'opera di Leonardo Sciascia, la curatela dei suoi epistolari, e poi vedo qui un sacco di amici, scrittori, Alfonso Gueli, editori, Antonio Liotta, scusate se non nomino tutti, ecco, ma è evidente che questo è il termometro, questo termometro ci dà la sensazione che Agrigente, questa provincia, stia ritornando in vita, no? Come una sorta di rito propiziatorio. E allora cogliamo dunque la sorprendente novità di questo movimento di opposizione, no? Alla pigrizia, al tedio della provincia, no? Agrigento rischiava di diventare una specie di contenitore di anime morte, per dirlo un po' alla Gogol, e adesso invece si mostra più viva che mai. Allora scommettiamo anche su queste energie che si rinfocolano, e quindi prendiamo atto di queste iniziative con grande entusiasmo, sapendo che abbiamo alle spalle dei giganti, no? La presenza di Sciascia non può che atterrirci. In letteratura il grande Harold Bloom ha teorizzato l'angoscia dell'influenza, cioè oggi io mi metto a scrivere e se penso che prima di me ci sono stati Camilleri, Leonardo Sciascia, Pirandello, dovrei mettere da parte la penna, appenderla al chiodo e dire perché devo profanare uno spazio che considero sacro. Ma l'angoscia dell'influenza non deve inibire, no? Non deve ostacolare, non deve rappresentare uno stallo. La presenza di questi giganti che ci stanno alle spalle ci consentono, in qualche modo, la presenza ci consente di salire sulle spalle dei giganti, e noi che siamo in qualche modo nani o pseudotali, grazie a loro possiamo vedere più lontano. Quindi è un po' anche la battaglia di questo giovane assessore o assessora, che dir si voglia, che è spinta da una visionarietà che le fa vedere cose che solo lei vede e che però poi sa bene come indicare a mo' di segnaletica. Quindi sono davvero contento e direi onorato per la pazienza anche che ha avuto Gasparino nei miei confronti, perché ho letto tardi il suo libro, sovrastato da una serie di cose, però faccio pubblica ammenda dicendo che è davvero un libro necessario, e per questo io lo ringrazio, e ringrazio l'amministrazione, ringrazio Angelo per il supporto che ha dato, perché stiamo vivendo una piccola nuova primavera della provincia di Agrigento. Grazie. Ringrazio il professore Ferlita. Attenzione, sì, approfitterei proprio. È un po' arrogante. Approfitterei proprio di quella che è una delle tematiche affrontate dal libro della Terrazza della Noce, che è quello della giustizia, no? Il doppio nodo che lega Leonardo Sciascia alla giustizia, e lo farei con questo ospite di eccezione che abbiamo l'onore di avere oggi, che è il dottore Vitello. Grazie davvero. Sì, affronterò un po' del tema della giustizia, ma vorrei fare un discorso un po' più ampio, partendo da un compiacimento. Io sono un grottese radicale. Sentire parlare da dei forestieri di grotte e indicarla come una sorta di agorà, sentire parlare di grotte come inserita nel risveglio culturale agrigentino, vedere buona parte della cultura agrigentina a grotte oggi, per me è molto lusinghiero. Ed è soprattutto, come dire, miele per le mie orecchie quando si affronta anche quel bel discorso che ha fatto il professor Ferlita di superamento dei campanilismi,
e di creazione di una unità culturale che ha in Sciascia il suo sponsor attuale. Questa è una cosa che ci gratifica, e ci gratifica perché gli eventi di oggi gli eventi sono due: la mostra fotografica, molto evocativa, per chi è di Grotte, vedere quelle foto e vedere soprattutto non soltanto i protagonisti del premio De Calmare, ma il popolo. Mi ha molto colpito l'espressione di Totò Ordicasi, mi ha molto colpito vedere Vincenzo Russello, mi ha molto colpito vedere Lullu Tariuolo. Cioè, questa popolarità che è la cifra della cultura sciasciana, che oggi il libro, ne parlerò un po', diciamo un po' di più dopo, che oggi il libro di Gaspare affronta. Ma io non sono uomo di cultura, non mi occupo di letteratura, mi occupo di vicende umane un po' più terra terra. E normalmente sono portato a cercare il filo conduttore degli eventi. Se dovessi trovare un elemento di unione che riguarda questi due eventi di oggi, io darei un sottotitolo, che è quello della tenerezza e della fragilità. La tenerezza delle amicizie, la tenerezza dei racconti, la tenerezza dei dialoghi, la fragilità della vita che fluisce. Guardate quella foto di Sciascia vicino al declino con Montalbano. È proprio l'espressione della fragilità, senza contare poi quel paragrafo, quel capitolo che Gaspare dedica alla religiosità di un uomo razionale. E vedete, la vulnerabilità della vita nella sua fragilità, che si apre all'altro, è il luogo da cui prende le mosse l'etica sciasciana, ma non l'etica intesa come una religiosità fideistica, l'etica intesa con l'arte di vivere una vita buona e bella, una vita degna di essere vissuta. E tu, mio Gaspare, questa vita l'hai vissuta bene, la stai continuando a vivere ancora adesso benissimo. Una vita abitata dal desiderio che ci spinge, ecco, questo è un altro elemento che mi ha molto colpito, ci spinge verso la ricerca di significato, questa ricerca continua di significato, di chiedersi su ogni cosa il perché. Fragilità, vulnerabilità, etica come ricerca di significato. Questi sono i due eventi. Una mostra fotografica che propone scritti, che propone foto che Gaspare aveva nel suo armadietto ben conservate, il professor Pitrone che li esalta, le foto che restituiscono una dimensione paesana. Quanto è bello vedere quelle foto. Per me, che oramai mi sono allontanato da Grotte da molto tempo, fisicamente ma non con lo spirito, vedere quelle foto, vedere il piacere di Sciascia in mezzo a degli amici, una persona vicina, un intellettuale che vive come noi e in mezzo a noi. E questo è il segno che i cittadini della Calmuto gli hanno voluto dare con quella scultura sulla piazza. Ma il focus non sminuisce la caratura, bene ha detto il professor Pitrone, la caratura nazionale e forse ancora europea del primo Ora Calmare. Perché quella mostra fotografica ruota intorno al premio, è il premio, e dimostra una sensibilità artistica e culturale nella quale mi ritrovo totalmente. È bello vedere Leonardo Sciascia elegante seduto sulla terrazza, che lo si vede così come lui, come l'abbiamo conosciuto. Io ho avuto modo di conoscerlo grazie a Gaspare. Gaspare dice tante cose, ma si è dimenticato che una volta mi ha portato Leonardo Sciascia
abbiamo avuto una discussione intensa sulla giustizia. Forse te lo sei dimenticato, ma che vuoi fare, diciamo, già cose te ne ricordi pure parecchie. Lo si vede sempre distaccato, pensieroso, intenso. Eppure quelle foto ti danno la sensazione di incrociare il suo sguardo. Il professor Ferlita ha fatto riferimento al titolo. Secondo me è azzeccatissimo. Perché, vede, professore, la contrada della noce è una campagna, come tante campagne di grotte, che noi ragazzini vedevamo come un luogo lontano, perché era il luogo dove, d'estate, a giugno, vi era la calata fuori. I contadini prendevano il mezzo di trasporto, che allora era l'asino e il mulo, e a giugno se ne calavano fuori, se ne scendivano. La noce era il luogo più lontano tra le varie contrade, dove c'erano contadini di grotte. Era territorio del Racalmuto, ma c'erano tanti contadini di grotte. E per raggiungerla in tempo partivano alle 3 alle 4 di notte, dove trovavano un luogo terraneo fatto di gesso, una stanza, e lì ci stavano da giugno fino alla Madonna Grazia, fin dopo la Madonna Grazia, che è settembre, senza servizi igienici, e la carta igienica normalmente era una bambina di vico. Questo è il luogo della, diciamo, il significato della contrada. Così come è importante per la nostra cultura, la noce. La noce non è solo l'albero. La noce è il luogo dove i contadini, nel break, diciamo così, si andavano a riposare sotto questo vogliame, perché non avevano altro. La contrada della noce è il luogo dell'incontro. È il luogo dell'incontro culturale, perché quell'albero, quella contrada, ci tramanda la nostra tradizione di contadini, ci tramanda come succedeva in quel luogo ben descritto da Gaspare, che era la casa di Ciacia, succedeva la, come dire, l'incontro della frescura estiva, del ripararsi dopo un'abbondante giornata di lavoro. Non erano le ville, ma era la roba. La roba della campagna, la noce dunque come luogo di refrigerio e di ombra, in balia del vento a discorrere di fatti letterari. Sì, è vero, perché l'ha detto lei, professor Ferlita, l'amicizia. Diceva Seneca, rifletti a lungo se sia il caso di ammettere qualcuno nella tua amicizia, ma se riterrai di farlo, accoglielo a cuore aperto. E parla con lui con la medesima franchezza con cui parla con te stesso. Rendi l'amico partecipe di ogni affanno. Se ti fiderai di lui, lo renderai felice. Gaspare rendeva felice. Io non si nota leggendo il libro, ma si sente. Cioè, qualsiasi problema, Leonardo Ciacio si rivolgeva a Gasparino. Lo rendeva felice, gli risolveva. E guardate, non è una cosa da niente avere uno che ti risolve i problemi durante la giornata. Uno poi abituato, diciamo, non abituato ad avere problemi di carattere organizzativo e logistico. Ecco, devo dire, Gaspare ha saputo legare la sua amicizia a una persona che gli ha dato tanto e che da cui ha avuto tanto, ma che anche lui ha aiutato e soprattutto, come dire, ha contribuito a farlo riflettere in taluni passaggi. L'amicizia, caro Gaspare, che ti ha legato e ti lega tuttora, grande scrittore, ha giustificato, tu hai avuto dei dubbi su questo, ma sbagliavi, perché ha giustificato la socializzazione di questo bel rapporto. Hai voluto rendere accessibile a tutti, attraverso la tua personale esperienza, ecco, è anche un libro, se vogliamo, biografico o autobiografico, perché attraverso la personale, l'ha detto pure bene il professor Ferlita, mi ritrovo in molto dei suoi concetti, attraverso la sua personale esperienza
ha voluto rendere testimonianza a un protagonista della letteratura del Novecento. È bella quella frase che ti ha dedicato Beceglio nel commento al libro, quando dice: ho un solo appunto da farle, appena 106 pagine di ricordi, riflessioni e annotazioni, ne avrei letti volentieri e agevolmente il doppio. Ho ritrovato in ogni pagina il Leonardo Sciascia che ho avuto la fortuna di conoscere e un poco frequentare. Il suo è un libro prezioso. Ma noi diciamo a tutti che Gaspare ha ancora tempo per fare almeno altre 10 edizioni. Quello che dice Beceglio è importante, perché nel tuo libro descrivi questi momenti di intimità, queste intense discussioni letterarie, politiche, perché poi lui c'ha il pallino della politica, e poi soprattutto affronti con una, diciamo, con una umiltà straordinaria il privilegio di sedere accanto ad una figura del Novecento, una figura del Novecento che a me piace descrivere priva di ambigue sfumature, una figura chiara, limpida, soprattutto in un momento in cui tutto nella società sembra dematerializzato e virtuale. Le relazioni sono degli ologrammi narcisisti, TVB, XXX. Nel momento in cui la pandemia ci ha fatto toccare in modo tragico e vasto la fragilità delle relazioni, la terrazza della noce è un'icona, un emblema da interpretare, perché, come ha detto bene il professor Ferlita, è un'agorà dove sono passati i personaggi più influenti del XX secolo. Chi ce la doveva dire a Goethe questa cosa? Siamo stati fortunati e dobbiamo apprezzare quello che abbiamo. Come direbbe Ciacia, nel tuo stile hai utilizzato una scrittura asciutta, quella che si diceva di Ciacia, che va bene per il colto e l'incrita. Una scrittura piena di incidentali, però con un periodare breve, capace di arrivare con immediatezza al lettore. Non c'è bisogno di interprete. Il libro di Ciacia, per Gaspare, e qui mi piace ricordare anche per come l'ho conosciuto io, rappresenta il culmine di una passione di critico letterario. Io Gaspare lo conosco da bambino, andava in giro a fare comizi, era uno che frequentava la Camera del Lavoro, e tutto avrei mai potuto pensare che Gaspare, andando in pensione, lasciasse la Camera del Lavoro e si dedicasse alla critica letteraria. E mi sono chiesto come sia avvenuta questa metamorfosi, senza citare Zero. Come sia avvenuta questa metamorfosi? La risposta l'ho trovata in Matteo Collura. Dice Matteo Collura, a proposito di Gasparino, tutti lo conoscete, questo lontano accenno alla rivoluzione francese, ai lunghi della ragione, che sempre tenne rodesta l'attenzione di Ciacia come cittadino e come scrittore, può spiegare la sua amicizia per Gaspare Agnello. Allora un giovane, tutto preso da ideali di giustizia, libertà e progresso. Per me Ciacia era questo, Gasparino era questo modello. Ciacia era, come dire, un'icona, ma Gasparino per noi terra terra era questo modello. Oggi, guardate il paradosso della storia, lo scrittore scomparso ormai da 30 anni è ricordato nelle pagine di Gasparino da un suo vecchio amico che frequentava la Camera del Lavoro. Gaspare, alla fin fine, la risposta è questa: ha seguito un percorso che gli è naturale, perché si nutre di libri. Voleva parlare dei suoi incontri con Ciacia e lo ha fatto. Ma oltre che di Ciacia, per uno che si nutre di libri, è stato naturale parlare di Collura, di Bufolino, di Consolo, di Cardella, di Montalbano. Insomma, ha richiamato buona parte della letteratura di fine del Novecento. E poi andiamo alla giustizia. Guarda Gaspare, mi ha molto colpito, io non lo sapevo, di questa amicizia tra Ciacia e Vincenzo Vitale. Vincenzo Vitale è un ex magistrato di origine catanese, del mio concorso, siamo entrati insieme
abbiamo lavorato insieme al Ministero della Giustizia. Vincenzo Vitale è un autentico e sincero garantista e quindi capisco la forte intesa, ora non è più magistrato, fa l'avvocato credo, capisco la forte intesa con Sciascia e la figura che è la fiducia di lui, Sciascia che lui riponeva. E ti devo dire, Raspari, in questo libro hai azzeccato pure il disegno. Mi piace quel disegno del pittore milanese, mi pare che si chiami Nastasio, che ha immaginato la terrazza della noce con un tavolo di ferro e la sedia vuota, la sedia di Sciascia. Gaspare lo chiamava Nanà. Io quando ho incontrato Sciascia, lui non se lo ricorda, ma ci siamo stati mezza giornata, poi ne abbiamo parlato pure con Totò Ardicasi, questa figura, quando si parla di Sciascia, bisogna pure capire il rispetto che aveva per le persone. C'è un passo del libro che mi ha colpito. Quando Sciascia decide di candidarsi col Partito Radicale, Totò Ardicasi, che evidentemente aveva un'autorevolezza, cioè una persona ignorante, un uomo proprio di cultura popolare, ma la storia è maestra di vita, l'esperienza è maestra di vita. Quando incontra Sciascia gli dice, giuoco tra regugliesti, figuriamoci, un comunista vecchia maniera che vede Sciascia, che per lui era un uomo di sinistra, se ne va con i radicali, gioco tra regugliesti, tra reducisti. E Sciascia, che Roma, non era uno che gli mandava a dire, era uno che rispondeva a tono, non gli risponde, accetta il giudizio del vecchio comunista. Questa è la popolarità e l'etica dell'uomo. E mi piace diciamo, parlare di queste cose, soprattutto ricordare una frase. Lui mi ha chiesto di non fare il panegirico, ma che te lo vuole fare il panegirico, che abbiamo bisogno ancora di te. Però voglio citare una frase di Seneca del Brevitate Vitae. Perché si adatta a te. Ci è stata data una vita abbastanza lunga e per il compimento di cose grandissime. Se venisse spesa tutta bene, se venisse spesa tutta bene, ma quando si perde tra il lusso e la trascuratezza, quando non la si spende per nessuna cosa utile, quando infine ci costringe la necessità suprema, ci accorgiamo che la vita è già passata e che non capivamo che stesse passando. E così, non abbiamo ricevuto una vita breve, no, tu poi non, diciamo, non ne puoi parlare di questo, ma l'abbiamo resa tale e non siamo poveri di essa, ma prodighi come ricchezze notevoli e regali quando sono giunta a un cattivo padrone, in un attimo si dissipano, ma sebbene modeste, se sono state consegnate ad un buon amministratore, crescono con l'uso, così la nostra vita dura molto di più per chi la dispone bene. E tu, mio caro, l'hai disposta bene e la usi bene, come un buon amministratore. È una vita piena di significato, hai fatto tante cose, hai dato luogo, perché poi alla fine sei tu il promotore, al premio da calmare, ma ci sono tante persone che vanno citate qui, che si vedono nella foto. Va citato Pietro Agnello, va citato Totò Ardicasi, va citato il professor Cinino, va citato Antonio Castrogiovanni, va citato il nostro caro sindaco medico che è qui, che ora non ricordo il cognome, è Orlando. Vanno citati, va citato chi lo sta coltivando, Paolino Pilato, Alfonso Provvidenza, va citata Grotte, perché Grotte che lo vuole. Sì, crea polemiche, ma è normale, ma figuriamoci, se non ci le polemiche sono la linfa di queste cose. Questo è il premio che ha voluto Grotte e che vuole Grotte perché vede, diciamo, ha il suo idolo, se vogliamo, ma il suo idolo reale che è Sciascia. Il nostro è un premio atipico, è un premio di paese, ma dai profondi contenuti. È un premio in cui Sciascia non riesce a imporre un suo libro, perché poi alla fine è la giuria popolare che decide, e poi qui le teste sono tante. Figuratevi, diciamo, come è difficile dialogare con Gaspar Agnello,
Quindi non è che è una cosa semplice, non è come dire, cioè, l'ha voluto, e l'ha voluto così, perché è un premio di popolo, è un premio che... che Sciascia ha voluto dedicare a questo paese, ma direi non solo a Grotte, l'ha voluto dedicare a questa zona, dove Grotte e Racalmuto hanno una loro unità culturale. Sul piano culturale stanno insieme, hanno una storia diversa, identità diversa, ma culturalmente sono la stessa cosa. E guardate, mi piace parlare, faccio subito. Tocco un argomento, la religiosità, che per me è molto importante. Nella religiosità Gaspare ci dedica, diciamo, tutta la sua passione. Perché descrive Sciascia come credente. Ed è difficile descriverlo così. Ma lo descrive quando parla soprattutto che vede la fase della tumulazione. È quella croce che viene deposta sulla salma, lo colpisce, perché racconta alcuni momenti in cui Sciascia forse ha creduto. E vedete, non mi stupisce che sia così. Nessuno di noi avrebbe immaginato che una santa come Maria, come la santa di Calcutta, potesse aver avuto dei dubbi nella vita su Dio. Eppure li ha avuti. Perché fa parte dei tormenti di ciascuno di noi. Avere i dubbi. E questa la ricchezza, diciamo, di chi ha in mente un orizzonte. Sciascia aveva un orizzonte ideale. Era l'orizzonte della ragione, ma questo non lo vedeva in maniera assoluta. E Gaspare oggi ce l'ha dato testimonianza. L'ultima cosa che voglio fare è dedicare un passo alla giustizia. E scusate se faccio un riferimento diciamo di natura personale. Io so come la pensava Sciascia sulla giustizia, oggi quel suo pensiero è quanto mai attuale, guardate. Ma la giustizia non è solo quella del potere, non è solo quella della forza dell'arroganza che a tratti oggi ci viene presentata. La giustizia è qualcosa di diverso, e lo dico nell'approssimarsi dell'anniversario del terribile attentato di mafia Paolo Borsellino. Cito appositamente Borsellino, perché tra Borsellino e Sciascia c'è stata un'interlocuzione e oggi credo che si siano riappacificati in maniera serena. E voglio dedicare questo passaggio che ho scritto su Borsellino a mia figlia, che è un magistrato, perché io so che quella è l'idea di giustizia che l'ha portato contro la mia volontà a fare questo lavoro, seguendo il padre. L'ha fatto forse perché ama il padre, anzi sono certo che lo ama. Paolo Borsellino era uno di noi, un giudice che con coraggio aveva deciso di servire lo Stato, nella sua città, tra la sua gente, impegnandosi ogni giorno a dare il proprio attento contributo per un futuro migliore. Amava sua moglie, la sua famiglia e tutte le persone care che nei giorni difficili avevano dovuto fare grandi sacrifici per stargli accanto e condividere la sua croce. La sua croce. Da loro traeva il coraggio di andare avanti e di restare al suo posto, a lottare giorno per giorno. Dopo la morte di Giovanni Falcone, Paolo sapeva che il suo destino era segnato. Mille volte, tra una sigaretta, il culto della sigaretta, tra una sigaretta e l'altra, Paolo si era chiesto se ne valesse la pena. Mai ignaro.
Se fosse giusto che dovesse vivere lui da Ragusa mentre i suoi carnefici erano liberi di infestare la sua città, di terrorizzare la sua gente, di inquinare il suo territorio. Paolo ci ha pensato, si è guardato allo specchio, ha visto le persone che gli erano a fianco, che guardando i suoi occhi non potevano fare a meno di fargli sentire il proprio affetto, la propria stima, la propria volontà di condividere questa giusta battaglia. E respirando quella strana forza generata dalla consapevolezza, dalla condivisione e dalla disperazione, ha trovato il coraggio non solo di restare al suo posto, ma di armare un esercito di sdegno, il puzzo dell'illegalità verso la criminalità, e di diffondere amore verso la propria casa, la propria famiglia, lo Stato, la nostra terra. Anche noi abbiamo avuto, miei cari, momenti tragici. E oggi voglio riconoscere pubblicamente il valore di quei giovani che, con malgrado tutto, hanno respinto quell'azione violenta di mafia che si è verificata tra Grotte e Racalmuto con morte ammazzate a decine. Oggi va riconosciuto che anche a Racalmuto, soprattutto a Racalmuto attraverso quel giornale, ma a Grotte anche, perché alcuni, diciamo, dei giovani di quel giornale erano grottesi, hanno dato forza e coraggio per respingere quell'azione malavitosa che oggi ci avrebbe distrutto. Oggi non saremmo qui se quell'azione avesse prevalso. Per questo, miei cari, l'unica cura contro la mafia è quella di impegnarsi quotidianamente e senza paura per la propria comunità, nel rispetto delle regole, incarnando lo Stato tutte le volte in cui si è chiamati ad ascoltare i problemi della gente e a spendere un pubblico potere per offrire, questo è il significato della giustizia sciasciana, spendere un pubblico potere per offrire prontamente il servizio necessario ad appagare i bisogni di quelle persone che tutti insieme formano lo Stato. Di questo testamento scritto col sangue dobbiamo ricordarci ogni giorno. Grazie mille per l'accorato intervento e anche per la presenza del dottore Vitello, che ci teneva particolarmente tanto ad essere presente con noi stasera a presentare il libro di Gasparino Agnello e di dare tutta una sua interpretazione dei fatti. Ne approfitterei velocemente per passare il microfono al dottore Valentino, così per mandarci magari un saluto. Sì, solitamente i saluti si fanno per prima e così uno si sgrava da questa incombenza. Però devo dirvi intanto buonasera e sono molto felice di essere a Grotte a portare il saluto dell'assessore Alberto Samonà, assessore ai beni culturali e all'identità siciliana. E sono molto felice perché lui è molto dispiaciuto di non essere venuto e purtroppo è impegnato a Roma per un impegno istituzionale dell'ultima ora. Ci teneva tanto a venire. Scusate. Però il professore Gaspare Agnello, che ringrazio e saluto caramente, sa quanto che amicizia mi lega all'assessore, un'amicizia trentennale, e in qualità di stretto collaboratore nonché di componente dell'ufficio di gabinetto, per me oggi è un onore rappresentarlo e porgere i suoi saluti a te sindaco di Grotte, alle autorità militari presenti, al sindaco, al presidente della Proloco, a tutti i componenti voi nel palco, a lei assessore, a te Gaspare e a tutta la comunità di Grotte, a voi tutta comunità di Grotte, porgo questo saluto e riferirò all'assessore che è bello vedere questa piazza così piena in un momento dopo che abbiamo vissuto una terribile catastrofe. Poco fa il professore Ferlita, nella sua attenta e tagliente analisi, ha qualificato questa provincia con due aggettivi terribili che non oso ripetere, però è un punto di vista. Io preferisco in questo momento darne un altro. La cifra del rinascimento culturale dopo una pandemia, rinascimento culturale siciliano, siete voi, comunità di Grotte, a cui dico nuovamente porgo il saluto del mio assessore. La terrazza della noce, il titolo è un cenacolo culturale che grazie alla generosità di Gaspare apre le porte a noi tutti.
permettendoci, anche se virtualmente, di farne parte. Professore Gaspare, infatti, ci fa entrare nei suoi ricordi legati a Leonardo Sciascia, un non conformista, un uomo senza padroni, che seppe cogliere, proprio perché l'amava visceralmente, le luci e le ombre della nostra Sicilia, un coacervo di apertura e chiusura, di lotta e rassegnazione. Ma Sciascia, dal nostro punto di vista, l'assessore, come noi, quando ci siamo insediati, abbiamo una visione. Il nostro è l'assessorato ai beni culturali e all'identità siciliana. Proprio Leonardo Sciascia, insieme a tutti i goti della cultura siciliana del periodo, e anche nazionale, che è passato di qua, sapeva bene cos'era l'identità siciliana, cos'erano anzi le identità siciliane. E lo sapeva bene e l'ha saputo scrivere nei suoi libri. Poco fa è stato citato Pasolini. Proprio di recente abbiamo finanziato uno spettacolo dove Cetta Brancato parlerà di un'intervista che di recente è stata fatta, vi ricordate l'attore principale del film Il Vangelo secondo Matteo, no? Di Pasolini, Izcarrui, adesso scusate se riporto male il cognome, il quale oggi fa il professore di lingua e letteratura spagnola a Madrid e viene sempre invitato dice, questa è stata l'esperienza più grande della mia vita, ho fatto l'attore solo in quell'occasione e tutta la mia vita è segnata perché ogni anno mi portano sempre in giro a testimoniare di questa importantissima esperienza cinematografica e di vita. E ci sono posti in cui vado più volentieri, posti in cui vado meno volentieri. La Sicilia è un posto in cui vengo sempre. Bene, in questo libro, a un certo punto vi do questa frase, cioè perché viene sempre in Sicilia? Perché in Sicilia si custodisce un mistero. Questa frase mi sembra molto appropriata per oggi e per Sciascia, perché Sciascia lo sapeva bene che quest'isola custodisce un mistero. Buona parte della sua letteratura è una letteratura che indaga proprio questo senso del mistero, questa ricerca di significato. Pensate per esempio a quel bellissimo Consiglio d'Egitto dove parla dell'arabica impostura, dove lui sapeva bene alcuni temi cari a questi luoghi che sono stati fortemente connotati dalla presenza islamica. Rahalmuto significa il casale della mandorla o il casale della morte, Rahalmot, perché noi siciliani con la morte abbiamo un rapporto molto particolare. Per noi la morte non è soltanto l'evento luttuoso e doloroso, la morte innanzitutto è, vi faccio una metafora agricola, io sono un agronomo, mi piace sempre citare questa cosa, il popolo siciliano insieme al popolo tibetano e al popolo egiziano condivide una particolarità. Le nostre misure di superficie, nella nostra lingua siciliana, sono mutuate, il lessico è mutuato dal lessico funereo, la salma, il tumulo, un nieddo, a crozza, che è il teschio. 8 crozze fanno un monnetto, 8 monnette fanno un tummeno, 16 tummeni fanno una sarma. Ma perché, mi chiedono spesso gli studenti a quella volta a cui faccio conferenze, noi citiamo una cosa che è viva, una cosa che riguarda la vita, l'agricoltura, ricorriamo a questo lessico funereo? Beh, perché sappiamo tutti che la nostra coltura principale, il grano, come si taglia? Con la fauce, e la fauce è il simbolo della morte. E se non si muore, se non il chicco, la pianta di grano non muore, non può esserci il chicco, e il chicco però poi contiene la vita. Se non si muore, non c'è rinascita. Non dobbiamo pensare solo alla morte, che è la fine di un percorso cronologico che ci accomuna tutti, ma c'è anche la morte che avviene tutti i giorni, la morte preludio di rinascita. Non mi dilungo ovviamente. Leggendo il tuo libro, Gaspare, mi sono visto sulla terrazza della noce, quella della grande casa in campagna dello scrittore, nella cerchia di coloro che la frequentavano, attento ad ascoltare la visione privilegiata di chi come la tua vi trascorse tanti pomeriggi d'estate, condividendo momenti di intimità, appassionanti discussioni letterarie e politiche, osservandolo e carpendolo gli umori. Attraverso queste pagine si scopre uno Sciascia altro, che nonostante fosse contrario ai premi letterari, presiedette questo perché era un premio di paese, un premio di popolo, una realtà unente rispetto alla città, una dimensione più a misura d'uomo, fatto da amici amanti della lettura. Ed erano gli anni Ottanta, gli anni dove la scatoletta magica ci propinava la Milano da bere,
E mentre c'erano a Milano da bere, a Grotte, in Sicilia, nel Wali islamico di Girgenti, si costruiva un premio letterario come il premio Raca al Mare, da cui passano Bufalino, Consolo, scusate se è poco, per questa provincia qualificata così terribilmente. E oggi questa, e voi siete la prova, l'evidenza, che questa è una provincia viva, una provincia che scommette sulla cultura, che vi ricordo viene da agio, viene da colere, che significa coltivare, participio passato cultum, e ci ritroviamo al senso del sacro che c'è in ogni rigo, in ogni pagina di ogni libro di Sciascia. Scusate, anch'io mi appassiono, ma sono veramente felice di essere qui. La mostra fotografica che ne segue l'abbiamo finanziata, caro Gaspare, è intitolata Il mondo letterario sciasciano, il premio Raca al Mare. È un altro importante tassello di questo mosaico che ci disvelerà anche la genesi di questo premio che deve continuare, questo premio che sicuramente, ripeto, per me in questo momento diventa una cifra del nostro rinascimento culturale. E concludo, e non potevo che concludere con una frase di Leonardo Sciascia, come lo chiamate voi, noi palermitani Sciascia, non lo sappiamo pronunciare, invece è bello il vostro assonante, vibrante Sciascia, estratto dal libro Nero sul Nero, a cui ho voluto dare un senso e che si lega perfettamente a questa arricchente giornata. La frase dice: la nostra giornata è fatta, come tutta la vita, di misteriose rispondenze, di sottili collegamenti. Grazie Gaspare, ecco, quest'oggi mi sento parte di un tutto che non poteva essere altrimenti. Grazie mille per la presenza e per le parole spese per questa giornata, per questo incontro. Per noi il premio è appunto una pietra miliare della programmazione culturale, delle politiche culturali del paese, e deve continuare ad esserlo, perché appunto ci dà quell'ossigeno che la comunità ha bisogno. Quindi il nostro impegno sarà per farlo crescere, per farlo conoscere ancora di più e per renderlo sempre più presente all'interno della comunità, sempre più sentito, sempre più di casa, ecco. Ci terrei a questo punto a passare la parola al nostro protagonista assoluto della serata, che è Gasparino Agnello, a cui vi chiedo di fare un applauso. Giovanni Giordano, che ha vinto due edizioni del premio Raca al Mare, un saluto, so che sei lunga, mezzo minuto se non ti do il microfono. È la terza volta che vieni qua, di là deve salire. Un applauso. Ma che ha vinto per due volte il premio Raca al Mare, è venuta apposta da Catania, quindi un saluto è giusto che lo porti al nostro pubblico. Prego Giovanni. Emozione essere qua, ripassare su quel velluto blu, è sempre quello il velluto blu, e vedere le facce belle, intense e profonde degli abitanti di Grotte e di Racamutto, gialle e intense come lo zolfo che ci sta sotto i piedi. Gaspare mi ha detto non fare il panegirico di Gaspare, ecco che devo stare un po' più bassa, non fare un mio panegirico, ma qualcosa di lui devo dire. È stato sempre l'anima segreta, il motore immobile di questo premio, e Sciascia lo ascoltava con molto, molto soddisfazione. E Gaspare Agnello era una delle poche persone al mondo che riusciva a farlo ridere, ma ridere di cuore, perché Gaspare, così piccolo, ha un'anima leggera nella sua profondità, riesce a smontare, a togliere gravità dove ci sono pesantezze. Sono per me un onore essere qui con voi accanto a Gaspare. Credetemi,
che il premio era calmare i momenti anche magari cupi della mia scrittura o momenti di tristezza, mi suonava come una campana di felicità. E lo tengo caro, questo premio, e per me vale più di 3 lauree, più di qualunque altro riconoscimento. Lo sento caro. È un premio fondamentalmente antibanale, fuori moda, non sottoposto alle pressioni delle case editrici o a pressioni economiche, perché molti premi letterari, anche se non lo dicono, sono sponsorizzati o pressati dal dio denaro. Questo no, c'è solo la gioia della lettura, perché è un luogo dove si sente la gioia della lettura e del pensiero. E non solo Gaspare Agnello rendeva felice Sciascia, ma anche gli ospiti. In questo angolo di mondo è arrivato il mondo. Abbiamo parlato di scrittori italiani, sì, ma anche scrittori stranieri. Montalbano, Cecilia Kim. Con quanta gioia Sciascia ha dato il premio a Cecilia Kim, che era stata tanto perseguitata dal regime sovietico e aveva avuto una vita così dura. E questa donna che per la prima volta lasciava la Russia, qui si illuminava e si è illuminata di sole. E è un premio dove non c'era un culto della Sicilia, ma c'era il culto dell'accoglienza e della bella lettura e del sorriso. Ed è vero che sotto quell'albero si trovava a noce il gusto del dialogo che un po' abbiamo perso. Vi ringrazio per l'onore che mi avete dato e vi auguro ogni bene. E onorate Gaspare Agnello, perché era veramente, è stato l'anima giusta e leggiadra di un premio molto importante. Intanto voglio inviare un pensiero a Mimmo Botere, che è l'intellettuale più bravo di questa. Per me, senza Mimmo Botere, la faccio tutta. E un saluto a una mia grande amica, Giusy Carreca, che mi è mancata, mi ha lasciato solo. Allora, non sono Sciascia, Consolo, Bufalino, Montalbano, Cecilia Chinni, Antonio Cimino, Stella Castiglione, il dottor Agnello. Sono lassù, lassù che dormono nella collina di Sfondo Liberi. Eppure hanno reso famoso questa piazza, ne sono stati i protagonisti. Questa piazza è stata piena del mondo letterario del Novecento, ma tutto si stava perdendo. La letteratura sciasciana, il mondo della fotografia che ritrae Sciascia in tutte le posizioni, in tutti i modi, non c'è una fotografia in giro con Sciascia al premio Racalmare. E allora forse Cristo non ha fatto morire me, io non sono andato nella collina di Sfondo Liberi perché avevo l'obbligo di raccogliere queste fotografie, di raccogliere queste idee e di portarle, di lasciarle a futura memoria. Io spero che, intanto, l'assessore ha stanziato, credo, 5.000 euro per il prossimo premio. Ha detto, ci mettesse uno accanto allo 5 e fa, quindi ci facciamo un altro premio da calmare. Quindi arriva da all'assessore, lo ringrazia, ci dispiace che non è venuto, e poi se finanzia pure il museo, io ho pronto tutte le carpette e tutte le carpette del premio da calmare le devo dare in questo museo. E vedete, questo premio è stata per Sciascia, noi abbiamo fatto un favore anche a Sciascia, non è che solo Sciascia che ha fatto un favore a noi, perché abbiamo dato l'occasione per riunire una volta l'anno tutto il suo mondo letterario. Noi avevamo i soldi, allora ci davano un buon finanziamento, e quindi lui invitava
scrupolosamente a Giovanna la metà, ma io non sarei innamorata di te. Vabbè, perché non era, pare che era insomma con gli occhi caduti, però buon gusto aveva. E Giovanna Giordano aveva il registratore, Giovanna Giordano, quando parlavamo. Ed ecco, cara Giovanna, tutte queste discussioni che tu hai conservato devono venire fuori. E io dicevo, ma chi serve? Ma chi serve se oggi? E mentre parla, accendeva il registratore. La Metascia Giordano gli inviti li faceva in maniera meticolosa, per cui c'erano scrittori, fotografi, pittori, incisori, poeti, editori, giornalisti, magistrati. Magistrati che poi si sono spogliati. Ha vinto il concorso, lui non amava la magistratura perché i magistrati gli hanno arrestato il papà, lo hanno fatto sfilare a Torino in mezzo a 100 mafiosi. E la storia del giudice Vitali è una storia amara. E quindi questo premio gli serviva, ma lo curava nei minimi particolari. Qualcuno poteva pensare, sì, lo faceva a tempo perso. No! Curava gli inviti, lui e la moglie si sedevano, volevano che io andassi lì con il taccuino e la penna e mi segnavano. E lo pranzo al Caleato era la fiera letteraria, la fiera delle contadine, ve lo immaginate? Qua accanto al muro, qua viene le scecco, chi compra la zappa, chi... E lì al ristorante lo Caleato del Re Calmuto, perché il premio, qua c'era la cerimonia, ma il vero premio era il ristorante. Perché? E sì, che dice io devo scrivere il libro, c'era un fotografo e dice tu mi dai le fotografie, tu mi fai la copertina, a proposito la copertina del mio libro è di uno dei più grandi pittori del Novecento, Alessandro Nasciasio, che ha fatto una mostra qua, il libro poi si trova lì, chi compra il libro può avere anche la brochure di questa mostra, noi abbiamo fatto una quindi lo pranzo era una mostra letteraria. Quindi noi avevamo il dovere di recuperare queste memorie e lo abbiamo fatto con le foto e con il libro. E questo grazie all'assessore Vitello, all'assessore Samorà che ha finanziato questo, la mia amicizia è nata tramite un suo libro. L'assessore Samorà ha scritto un libro di già mattina, un libro di esoterismo, di una ragazza che si reincarna. Io gli ho fatto un'intervista che è durata 3/4 d'ora, siamo rimasti amici. E poi mi ha detto, questa mostra ve la finanzio. Quindi grazie all'assessore Filippo Vitello, che mi disse cose che io ne faccio più, perché è un anno e mezzo che lo torturo, perché sono un uomo ansioso, il presidente del Proloquo. Il pittore Petrone, come ha creduto in me, io non lo so, ma essere mezzo forte, perché ha creduto senza di lui, la mostra non ci sarebbe stata, sia chiaro. E poi il sindaco, Alessandra Massala, ha scoperto questa bella ragazza, che ci ha seguito in questa vicenda, Mariangela Tarrana, Emanuele Ligata e tanti altri. Però c'è mio figlio che mi disse, ma papà, ma Leonardo Sciascia se la meritava tutta questa serata. Ma ecco perché scrisse per due volte, bruttisi con le corna tese, scorciano cane e fanno cammisi. E lo scrisse in due libri. Dico, ma veramente, insomma, tanto torto non ha mio figlio che mi dice queste cose, ma del resto io vedo che tutti si hanno cammise, nessuno ha cammise di pelle di cane. E quando lui scrisse queste cose ci sono andato e ci si vede che si dice la carmotisi con le fornatisi, scorciano cane e fanno cammise. La stessa cosa che sparisce. Vabbè, ma questo solo, poi non ha figlio scrisse. Carré Ferdinando passa da Crotto, ci fu uno, lo so benissimo, lui ci dice nelle spalle, eccellenza, a Crotto siamo, dove siamo? Alle Grotte, si affacciata, alle Grotte le lupi ci stanno, tira avanti, e signora Camotto, guardate che questa storia lui la racconta così, si dice, ma le... Ferdinando II di Aragona, di Borbone, è passato veramente da Crotte, perché un prete solerte in un registro di nascita annota, oggi a D 1847 mi pare, ha passato da Crotte, no, ha passato da Crotte re Ferdinando II di Borbone, si è fermato la sera a mezzanotte, è ritornato l'arciprete, come si chiamava?
In Grau lo ha ricevuto assieme al sindaco e ad altri, quindi è una storia vera. Ma ancora continua, Ciaci, contro tuttissimo. Passava Mussolini col treno, è passato. E ha fatto bene Mussolini a passare bene, perché questo è un paese antifascista. Quando passava Mussolini, Giuliano Cimino, Matteo Cirillo, venivano chiusi. Mentre tu passava col treno, venivano chiusi. A Racamonto si poteva fermare come gli italiani. E a tutti non si poteva fermare, ed è passato tirato. Però io dico ai miei figli che poi Sciascia all'ultimo dice che Grotte è un paese socialista, un paese attivo, un paese di commercianti, un paese che ha fatto uno scisma religioso, che ha costruito la Chiesa Valdese. Sono fatti rilevanti. E lo scisma, io l'unico 30 che ho preso all'università è perché al professore Spini, che è uno dei più grandi, era valdese. Gli ho raccontato lo scisma di Grotte e mi ha dato 30. A Grotte c'è stato il convegno dei fasci dei lavoratori e Sciascia lo ricorda. Però poi ho detto ai miei figli, quando io sono andato da Sciascia per proporgli di diventare presidente del premio letterario Racalmare, ci si dice, cioè, vuoi diventare presidente del premio Racalmare e premiamo il libro di Matteo Collura? Quali sono le cose mi piace? Ma così la cosa mi piace perché il libro di Matteo nasce tra le mie mani. Mi dai quella bottiglietta? E quindi, grazie. Queste melanzane fritte, allo quale altro Sciascia voleva, cavate le melanzane fritte messe sopra, basilico abbondante, pecorino, non beveva vino e poi voleva le sogliole, ed era questo il pranzo. Ci sarà un libro che presenteranno a Racalmuto, il cibo di Sciascia. Quindi quando Sciascia siamo andati, ha accettato subito la cosa. Poi vedete, nella seconda edizione del premio Racalmare passa tanto tempo. La prima edizione si fece nel 1981, la seconda nel 1986. Perché? Gli abbiamo proposto Mario Rigoni Sterne, volevo io presentare per una mia regione, io ho parente ad Asiago, dico così mi faccio un amico ad Asiago. E Sciascia mi disse, perché Rigoni Sterne che è uno scrittore? E si mise di lato. Poi, siccome io ho letto Rigoni Sterne, a Sciascia da morto ci ho fatto una lettera, vedi che Rigoni Sterne meritava, perché il libro Il Sergente sulla Neve è un libro bellissimo, e quindi meritava. Tra l'altro il libro è scritto da Rigoni Sterne, ma è stato rifatto da Vittorini. Poi Sciascia ci propone di premiare, scusate qualcuno se si annoia, sì, su, se, queste cose brevemente le devo raccontare. Un libro di Greppi, io ho preso il mio italiano, 60 pagine. Un libro, no, ci siamo preso le Sciascia, come non, questo non si premia. Lo vado a rileggere ora, è terribile. Signor giudice Vettello, non stava a negare, ma la verità la Maddini. C'era un libro terribile. Si fa un processo su nulla, c'è la Santa Inquisizione. Un signore che passa ogni mattina il cortile di un monastero di clausura. Passa, può darsi che va a pisciare i rubinetti, va a travagliare. Ebbene, si fa un processo contro quell'uomo che attraversa quel... su niente. E perché Sciascia voleva premiare? Sciascia aveva l'ossessione della giustizia, per lui era un'ossessione. Perché Tortora mi ricorda, eravamo in quel periodo, un pentito, Cinci Tortora è mafioso, pupille lo vanno a resta, lo mettono davanti a tutti, le cacce, le manette, le avvisano i giornalisti, e la giustizia spettacolo. Sciascia capì subito questa cosa e ci propose questo libro apposta. Ed io che gli dicevo, no, ma perché, chi ti lo fa fare? Come ti sei schierata a favore di Tortora immediatamente? Che ne sai? Ed era sicuro Sciascia di,
della innocenza di Tortora, come del resto un amico mio. A Palermo ci fu un tizio che fece un buco di 8 miliardi. E dice, va con lei, ciao tizio. Faccio miliardi lei, ciao tizio. Partiere lo viene a lasciare, immediatamente. 80 giorni di certone. Non si scoprì nulla. Poi si scoprì che quel signore era un finanziatore di Matteo Messina Denaro. Lo processo durò 15 anni. Lo hanno rovinato. Tutto assolto, tutto. Finisci a fare lo sciabino. Sciascia queste cose, le diceva. Ed era terribile. Ed era per lui la giustizia. Fu un chiodo fisso. Un chiodo fisso. E la mafia. La mafia, quando io gli dicevo, Nana, siccome la mafia è un fatto straordinario, dobbiamo fare leggi straordinarie. No, Gasparino, non può essere. Allora diventava mafioso come legge. La legge, la mafia stava a combattere con le leggi ordinarie. E la pena di morte. La pena di morte, amici miei. Lui scrisse un libro sulla pena di morte. E porte aperte. Lui era contro la pena di morte. E io aggiungo di più, non solo che sono contro la pena di morte io, ma credo anche Sciascia assieme ai radicali, sono contro l'ergastolo. Qua ci sono cattolici, cristiani, che prendono la comunione tutti i giorni e la religione cristiana si fonda solamente sulla risurrezione di Cristo. O Cristo è risorto e se è risorto esiste la religione cristiana o Cristo non è risorto. E quindi la religione cristiana è un bref. Ebbene, Sole di Racalmuto è diventato professore di filosofia. Ha fatto una strage. E 25 anni che sono galera. Non ha diritto di risorgere. Perché non deve risorgere? Se il giudice, come si chiama, di garanzia, vede che quell'uomo è cambiato, è diverso, è un altro. Grassonelli, c'è la sorella qui, che pensavano che io ho fatto una polemica in questo premio Racalmare perché il libro era scritto da Grassonelli. Grassonelli ha scritto un libro, bello, non meritava di vincere, quella è un'altra cosa. Però il libro è suo e non è del giornalista che l'ha controfirmato. Grassonelli è un uomo diverso, se è diverso allora bisogna vedere se può risorgere a nuova vita. Questo è cattolicesimo. Io non sono credente, giudice Vitello, tu sei un grande credente, però queste cose bisogna esaminarle. E quindi queste sono le discussioni con Sciascia. Sciascia dice, poi ritornando a Grotte che ne parla male, nell'86 abbiamo discusso di tutte queste cose. Lui ci propone di premiare Antonio Castelli, uno scrittore che non è stato premiato a Zaffaroni Atenea, lo voleva premiare a Grotte. Sciascia era debole, o era debole o non si sapeva imporre. Quella volta si doveva imporre. Io il professor Decimino ci dissero, Castelli non mi piace. Castelli dopo 6 mesi si è suicidato. E poi Sciascia dopo qualche anno mi disse, Gasparri, chissà se l'avessimo premiato, se la vita di Castelli poteva cambiare. Ebbene, tutte queste cose le ho voluto raccontare nel libro perché fanno parte del premio. Qualcuno diceva che Sciascia si imponeva e Nangi erano burattini, quindi premiavamo quello che diceva Sciascia. Non era vero. E alla fine noi volevamo premiare Sciascia. Ci si dimetti e ti premiamo. Sciascia ci si semi premiate, io non vengo a ritirare il premio. E nell'86 è scogita la cosa. La Calmutese, ascoltate. Lui mi dice, mi date la cittadinanza onoraria e premiamo Bufalino. Siccome capiva che noi volevamo premiarlo, dargli un riconoscimento di grande scrittore qual era. E allora così nel 1986, io ero consigliere comunale, abbiamo dato la cittadinanza onoraria a Grotte, quindi tutti li scorcia, le carmesi e i gruttesi scorciano cane, fanno carmesi, passano in secondo piano. Del resto la secchia rapita di Tassoni, professore, e ci ricorda. Quindi queste sono cose che io ho voluto ricordare. Poi le altre edizioni
abbiamo premiato Consolo, è stato facile. E su Consolo ci siamo, su Montalbano ci sono state delle discrasie perché era un comunista della Spagna, noi non volevamo introdurre la politica, però Ciacia disse che Montalbano merita di essere premiato. Altre cose che racconto brevemente, il modo di indagine, per esempio mi diceva, guardi, e qualcuno mi disse, ma quello che scrive lei è grave, lei è un'altra, mi disse, ma che c'è, un mio dice, ci dice lo pentito quello che è successo, e lavora sul pentitismo, il più dice, no, lo giudice deve scalare e scavare nelle carte dei comuni, delle province, delle regioni attraverso le carte arrivare alla cosa, dice, ma questo era contro Falcone. Beh, qualcosa contro Falcone Sciascia l'aveva, non so perché, ma è un'altra cosa, però la realtà non è che era contro Falcone, era, diceva, il pentito può aiutare la giustizia, ma poi ci devono essere i riscontri, i pentiti. E in giornata io, siccome contro il fumo, lo insolentava per dire la Gutteschi, parlava sempre contro il fumo. Una volta mi fa, ma Gaspari, tu fumava? Tu dici sì, li pentiti siete pericolosi. E lei sì, perché lui sosteneva che i pentiti racconteranno quello che ci interessa. È una cosa che voglio dire, scusatemi, qualche minuto vi rubo e poi io ho dedicato una parte alla lettura, alla prosa di Ciace. Guardate che c'è un luogo comune, si dice che la prosa di Ciace è semplice. Vi consiglio, chi ha letto Ciace una sola volta, non lo ha letto, lo deve rileggere, deve vedere la prosa che è difficile, complessa, complicata, studiata. Quindi la rilettura, dice Ciace, è una cosa importante, una cosa a cui è assistita al giudice e amico di... il giudice, dottor Vitello, il suo collega, al giudice Vitale, lui dà l'incarico di scrivere un libro su Teresa Interlandi, era un fascista che diresse il giornale contro la razza, e questo Teresa Interlandi alla fine fu salvato da un socialista Paroli. Ciacia voleva scrivere un libro su questo, non ci riuscì, e allora lo diede al giudice, che fece un libro che è un libro discreto. E allora io dico questo, amici, perché ricordiamo questa sera queste cose? Perché da Ciacia, da Consolo Bufalino ci vengono segnali importanti ancora validi. Quando io gli ho detto a Ciacia perché hai fatto la battaglia per i professionisti dell'antimafia, e lui mi rispose, ma adesso ti pare giusto, ognuno ce lo promettono perché è tunisiano, l'altro lo promettono perché è bravo. E quindi il Consiglio Superiore della Magistratura a 2 metri, quindi il caso Palamara, già Ciacia lo vide tempo addietro, lo vide già nel 1980. Quindi queste cose sono tutte le cose di Ciacia, di Consolo, di Bufalino, sono attuali. Da questo parco è nata una battaglia, quando hanno ucciso il giudice Livatino. E si è dimesso da componente della giuria, da giurato Consolo, perché con i soldi pubblici non dovevamo fare cose, perché avevano ucciso un giudice a pochi chilometri di distanza. Bufalino rispose, no, con i soldi pubblici, portiamo la lettura, facciamo letteratura, attraverso la letteratura noi vogliamo difendere e sostituire e combattere la mafia. E poi guardate, e concludo, lui c'era il libro Il Cavaliere e la Morte, per me il libro più drammatico di Ciacia. Prima di morire scrisse questo libro, e quando noi abbiamo letto questo libro abbiamo avuto grande paura, perché Ciacia descrisse la sua morte. E allora un giorno, un anno prima di morire, mentre andavo alla terrazza della noce, racconto solo questo e basta, e mi disse, Gasparino, hai letto il giornale
il Corriere della Sera. Nel Corriere della Sera c'era un articolo di un filosofo francese, il quale dice: sono andato nell'aldilà e sono ritornato più ateo di prima. Perché? Perché era, aveva avuto una morte apparente di 4 minuti e lui dice che non aveva visto niente. Però nell'articolo c'era scritto che aveva visto 2 quarte e una nuvola rosa, quindi con gli occhi di fuori Ciacia mi disse: non è vero che non ha visto niente, qualcosa ha visto. Quindi come se si aspettasse lui una risposta positiva da quel ritorno. Ebbene, cosa scrive nel Cavaliere della Morte? Leggo queste 2 parole e chiudo. Non voglio morire coi religiosi conforti della scienza, che non solo sono religiosi quanto quegli altri, ma strazianti in di più. Se mai sentisse il bisogno di un conforto, ricorrerei a quello più antico, cioè quello religioso. Mi piacerebbe anzi sentirne il bisogno, ma non lo sento. Io dico che lui sentiva il bisogno dei conforti religiosi. E poi conclude: il cavaliere dove andava così corazzato, così fermo, tirandosi dietro lo stanco diavolo e negando ovulo alla morte? Sarebbe mai arrivato alla chiusa cittadella in alto, la cittadella della suprema vanità, della suprema menzogna? Noi non sappiamo se Sciascia ha trovato la cittadella della suprema verità o della suprema menzogna, solo sappiamo che noi ce ne ricorderemo di questo grande scrittore. Io ringrazio tantissimo Gasparino Agnello per questa occasione che ci ha dato a tutti noi, perché Gasparino per noi è una porta sul passato, una memoria storica, un patrimonio vivente che ci ricorda chi eravamo e chi siamo, da dove veniamo, cosa abbiamo vissuto, qual è la nostra storia. Vi invito veramente tanto ad acquistare il libro di Gasparino Agnello questa sera, sia per ritrovarci dei racconti che i nostri ospiti hanno portato qua davanti a voi in questa piazza, e per ricordarci quella che è la storia di un premio prestigiosissimo. Ringrazio voi che siete stati un preziosissimo attento pubblico, ringrazio l'ufficio che ha seguito la pratica e grazie ancora per essere venuti qua stasera. A presto. Facciamo una bella chiacchierata, perché prima che lei ci lasci io voglio qualcosa da lei, giusto? Prima che non venire a mangiare con Nanni. Sì, ma no, voglio una chiacchierata tu e io, che mi racconti qualche retroscena. Non la manderemo subito in onda, giusto? Voglio qualcosa di piccante su Grotta.
qui abbiamo il nipote del grande Sciascia. Diciamocelo, com'è, Sciascia o Sciascia? Non ha importanza, ognuno lo dica come vuole. Va benissimo. Qui abbiamo un altro scrittore, il nostro carissimo Pascal. Visto che hai fatto una mostra, sì, ho fatto questo. A Roma, giusto? A Roma, l'ultima volta ti ho seguito. Ho fatto tre presentazioni a Roma, quattro. Infatti. Adesso vediamo qui in Sicilia, voilà. Quindi come vedete grotte, sporna. E ho comprato scrittore. il libro di Gasparino. Ah, guai se lo avessi fatto. L'ho comprato. Va benissimo. Ci vediamo, okay. D'accordo. Certo, ciao. Quindi come vedete... Ok. Vuoi prendere Salvatore Ferlita? Sì, dammi. Che è là che gli devo dare il libro. Sì, vediamo. Qui abbiamo il presidente del premio. Non a modo tuo, però... E Pascal gli ha regalato il libro. Grazie, mio caro. Qualcosa di semplice. Grazie. Ci sentiamo al telefono. E qui abbiamo il fotografo della manifestazione. Chiudiamo la diretta. Come vedete la piazza è piena. A presto, alla prossima. Grazie mille sempre.